Buongiorno ragazzi, in questa video lezione studiamo Eraclito, vissuto a Efeso tra il VI e il V secolo, quindi cominciamo ad avvicinarci ormai all'età classica del mondo greco. La sua biografia però si perde un po' nella leggenda, sicuramente era di nobili natali, con una fiera tendenza aristocratica, e questo si nota dal tono altezzoso della sua filosofia, come vedremo tra poco, e da un indirizzo politico fortemente avverso al demos, quindi al popolo non aristocratico. Scrive, come la maggior parte dei filosofi suoi contemporanei, come hanno fatto anche filosofi che abbiamo studiato fino ad ora, un'opera che porta il titolo Intorno alla natura, in greco Perifuseos, che era, diciamo, il titolo più in voga per le opere di questi primi autori di filosofia. La sua opera è scritta in prosa e tuttavia è costituita da aforismi e sentenze brevi, taglienti, ma soprattutto caratterizzate da un altissimo livello di enigmaticità. E questo spiega come mai questo filosofo così particolare passa alla storia con questo soprannome, l'Oscuro. Perché Eraclito l'Oscuro, vedremo subito da alcuni frammenti, era effettivamente molto difficile da comprendere. Scriverà un testo che raccoglie un grande fascino, tra l'altro per molti aspetti simili ad alcune opere della filosofia orientale, in particolare, per esempio, il Tao Te Ching, che è uno dei classici del taoismo, e dall'altro però prende alcune tematiche, ovviamente, estremamente occidentali come tematiche filosofiche. Andando avanti, egli, proprio per questa sua tendenza aristocratica, contrappone quelli che lui chiama i più, che sono quegli uomini dalla mentalità comune che vivono secondo lui come se fossero dormienti, come se vivessero sempre in un sogno illusorio, incapaci di comprendere le autentiche leggi della realtà, e i pochi, coloro che sono svegli, appunto, che sono i filosofi, i quali vanno al di là dell'apparenza immediata, sanno cogliere l'essenza delle cose, riflettendo in solitudine, scandagliando profondamente la propria anima. Tanto che qui in Eraclito abbiamo per la prima volta, da un lato, sicuramente questa ideologia fortemente aristocratica, di lotta alla democrazia a livello filosofico, chiaramente non sociologico, ma soprattutto abbiamo per la prima volta un filosofo che comincia a interessarsi allo studio dell'uomo, cioè l'uomo per poter conoscere la realtà deve anche scandagliare se stesso, deve conoscere se stesso. Tanto che in uno dei suoi frammenti gli dice: io ho indagato me stesso, oppure, questo più enigmatico, tu non troverai i confini dell'anima per quanto vada innanzi, tanto profonda è la sua ragione, perché vedremo che la ragione, in greco il logos, diventa l'elemento chiave della filosofia di Eraclito, come vedremo tra poco. Oltretutto, prima di passare oltre, un altro elemento che riguarda l'uomo, la condotta che la vi de di vita che l'uomo dovrebbe avere. Perché egli dice, vi leggo il frammento numero 4, se la felicità si identifica con i piaceri del corpo, diremo felici i buoi quando trovano piante leguminose da mangiare. Ed effettivamente egli poi dice: i più pensano solo a saziarsi come bestie. Cioè, egli dice come dovrebbe vivere l'uomo. La felicità non si può rinvenire nei piaceri del corpo, perché altrimenti l'uomo non è nient'altro che una bestia, assimilabile a un bue che trova delle piante leguminose da mangiare ed è felice. Chiaramente non è questo, non è questa con la condotta di vita che l'uomo dovrebbe avere per arrivare alla felicità. Oltretutto, frammento numero 49 dice: uno vale per me 10.000 se è il migliore. Qui la tendenza fortemente aristocratica. Uno vale 10.000 nel momento in cui è un aristos in greco, cioè uno dei migliori. Quindi vediamo questa spiccata tendenza e questa predilezione di Eraclito per una condotta di vita tipicamente aristocratica. Procedendo oltre, come vedete nella slide, l'elemento per cui Eraclito è più ricordato è perché è il filosofo del Pantarei, tutto scorre, che con, insomma, quella
recente canzone, oddio, adesso ormai non tanto recente, diciamo, è ritornato in voga questo filosofo del Pantarei, del tutto scorre, con una, ovviamente un'accezione estremamente diversa. Che cosa intende Eraclito con questa espressione Pantarei, tutto scorre, per cui egli è stato soprannominato, insomma, il filosofo del divenire? Il fatto che egli si accorge attraverso l'osservazione che fa della natura, attraverso i sensi, che il mondo appare effettivamente ai sensi come un avvicendarsi costante di opposti, cioè egli nota, osservando la realtà, che al giorno segue la notte, alla primavera segue l'inverno e quant'altro, cioè che tutto è un costante fluire di opposti, l'uno che passa costantemente all'altro. E che ogni opposto esclude l'altro, proprio perché appunto il dì esclude la notte, la primavera esclude l'inverno. E quindi c'è questo costante divenire della realtà, che fa sì che a prima vista il mondo sia il teatro del conflitto, tanto che, come potete vedere, nel terzo frammento, La vita e conflitto, uno dei più famosi frammenti di Eraclito, Polemos, cioè la guerra, è padre di tutte le cose, di tutto il re, e gli uni risvela come dei e gli altri come uomini, gli uni fa schiavi, gli altri liberi. Cioè, che cosa vuol dire? Che il conflitto fra gli opposti è ciò che regola tutte le cose, il divenire di tutte le cose, ecco perché è padre di tutte le cose, di tutto il re, è la legge che governa l'intero universo e che appunto separa gli dei dagli uomini, gli schiavi dai liberi. C'è questo costante fluire e quindi il mondo è il regno di questo conflitto. Tuttavia, procede Eraclito e qui il suo grande fascino, egli si accorge che però questa è una visione ancora superficiale della realtà, perché se noi andassimo a comprendere più profondamente la realtà, ci renderemmo conto che il dì non è possibile senza la notte, la primavera non è possibile senza l'inverno, cioè che gli opposti non sono effettivamente opposti, sono complementari, si implicano a vicenda. Non è possibile pensare il bene senza il male, la luce senza l'oscurità, il dì senza la notte, appunto. Quindi, quello che a una prima visione appariva un mondo teatro del conflitto, in realtà diventa il mondo come regno di unità, un'unità degli opposti. Cioè, si rende conto Eraclito che i contrari sono governati da una legge. Questa legge non è quella del conflitto, quella del polemos, come appare inizialmente, ma è governata da quella che lui chiama il logos, la ragione. Una ragione universale, cioè una razionalità intrinseca, costitutiva, strutturale di tutto l'universo, un logos universale, una razionalità universale di cui la nostra singola ragione non è altro che una manifestazione, un logos particolare. Ed ecco perché, vi dicevo prima, nel frammento 45 dicevamo: tu non troverai i confini dell'anima per quanto vada innanzi, tanto, tanto profonda è la sua ragione. Allora, un'interpretazione di questo frammento dice che quando parla di anima, qui si parla del logos individuale, della ragione individuale. Perché non se ne può trovare, non se ne possono trovare i confini? Perché in realtà la ragione individuale si perde nel logos universale. Ecco perché dice tanto profonda è la sua ragione, il logos, che è la legge dell'armonia e dell'unità dei contrari che governa tutto l'universo. Spero di essere stato chiaro. Quindi, queste grandi tematiche: abbiamo da un lato il filosofo del divenire, il costante fluire, in apparenza fluire inteso come polemos, come guerra dei contrari. Poi, questa lotta in realtà è unità dei contrari in virtù di questa legge segreta del mondo, che è appunto il logos universale. Questo logos universale, che costituisce l'archè di tutte le cose, si configura poi concretamente come elemento fisico, come avevano fatto gli altri filosofi precedenti, con l'elemento del fuoco. Perché l'elemento del fuoco, anche qui, si può intuire, perché è effettivamente l'elemento mobile distruttore per eccellenza, ciò che permette la distruzione di un elemento per passare ad un altro. E anche qui, in maniera anche abbastanza enigmatica, dice che è la stessa cosa, la via che va all'ingiù e la via che va all'insù. È stato interpretato questo frammento come
il doppio processo che già era stato visto con Anassimene di condensazione e rarefazione. La via che va all'ingiù è quella che porta il fuoco verso l'acqua e la terra, e quindi la condensazione, la via che va all'insù, è quella che dalla terra porta di nuovo fino al fuoco attraverso la rarefazione. E quindi ecco che cosa vuol dire, che è la stessa cosa, la via che va all'insù e la via che va all'ingiù. Oltretutto, l'altra cosa che dobbiamo ricordare di fondamentale importanza, che qui, quando parliamo di logos, intendiamo, un termine molto ambiguo, perché per la lingua greca logos significa fondamentalmente tre cose. Uno è la ragione, che abbiamo visto. Due è il discorso. 3. In realtà, qui in Eraclito, il logos diventa la manifestazione di tutte le cose, quindi è di fatto tutte le cose sono una manifestazione del logos. Quindi abbiamo un triplo piano quando si parla di logos. Abbiamo un piano logico, un piano ontologico e un piano linguistico, che però coincidono tutti e tre. Quindi abbiamo che piano logico, piano ontologico e piano linguistico, quindi il piano puramente astratto, quello logico, quello ontologico, il piano della realtà, il piano linguistico, quello delle parole, coincidono. Quindi quando parliamo di logos, parliamo contemporaneamente di ragione per il piano logico, di realtà per il piano ontologico, di discorso, per il piano linguistico, cioè, detto in altri termini più semplici, parola, pensiero e realtà per Eraclito coincidono, cioè il linguaggio che l'uomo parla, esprime che cosa? Il logos inteso come il suo pensiero. Questo pensiero è l'esplicazione della realtà, cioè l'uomo può conoscere la realtà attraverso le sue parole, perché? Perché quelle parole e quei suoi pensieri sono il frutto di un suo logos, della ragione, che è lo specchio della ragione universale. Ecco perché parola, pensiero, realtà coincidono e l'uomo può davvero conoscere la realtà così com'è. Questo fa sì, oltretutto, che Eraclito non sia uno di quei filosofi che si oppone alla conoscenza, a dare affidabilità all'esperienza immediata dei sensi, proprio per questo motivo. Perché la ragione, che è l'elaborazione, insomma, di ciò che l'uomo percepisce con i sensi, può conoscere la realtà. Quindi, in questo modo, si può dire che Eraclito è stata un'anticipazione di un antidoto a quella radicale negazione dell'esperienza dei sensi che avremo con la scuola eleatica di Parmenide. Procedendo oltre, abbiamo quindi questo fuoco logos, quindi questo fuoco, ragione universale che governa tutta la realtà, che però che coincide con il Dio. Cioè abbiamo anche qui una forma di panteismo, il Dio tutto che coincide con il Logos, e ancora una volta, come tipico di questi primi filosofi, abbiamo una visione ciclica del mondo, cioè anche secondo Eraclito l'universo vive di fasi alterne di distruzione e produzione. Ora, guardando un attimo alcuni frammenti. Allora, quando parliamo, anche qui, il famoso frammento, quando parliamo di Eraclito come filosofo del divenire, c'è inevitabile l'aforisma sul fiume. Cioè, Eraclito dice: non è possibile discendere due volte nello stesso fiume, oppure acque sempre diverse scorrono per coloro che si immergono negli stessi fiumi, o ancora, negli stessi fiumi scendiamo e non scendiamo, siamo e non siamo. Cioè, che cosa vuol dire? Che è qui il filosofo del divenire, che noi quando scendiamo in un fiume l'acqua scorre sempre, non ci siamo di fatti immersi nella stessa acqua in cui ci siamo immersi nella prima volta, perché il fiume scorre, quindi a dire che tutte le cose scorrono costantemente, appunto pantarei. Oppure bisogna però sapere, andando avanti, la bontà del conflitto, che la guerra è comune a tutte le cose, che la giustizia è contesa e che tutto accade secondo contesa e necessità. Cioè la guerra è comune a tutte le cose, perché? Perché c'è quel logos universale che regola tutte le cose, quindi al di là del polemos, la guerra,
C'è la giustizia, questa giustizia è contesa, ma è contesa secondo la necessità, cioè secondo questa legge universale. Poi l'altro elemento da analizzare è questi altri ultimi quattro frammenti che sono anche abbastanza oscuri, quando si dice l'opposto concorde dai discordi bellissima armonia. Qui abbiamo il passaggio dal polemos, la guerra come padre di tutte le cose, quindi dal conflitto come legge che governa tutte le cose, all'armonia, cioè l'opposto è di fatto concorde, cioè si parla dell'unità, della complementarità degli opposti. Un opposto non è possibile senza l'altro e quindi è concorde in questo senso e quindi ecco perché dai discordi, dagli opposti viene che cosa? La bellissima armonia, l'armonia di tutto l'universo. E quindi su questa scia procedono gli stessi, gli altri frammenti, cioè congiungimenti sono intero e non intero, concorde e discorde, armonico e disarmonico e da tutte le cose l'uno e dall'uno tutte le cose. Dall'uno tutte le cose significa dal logos, dalla legge universale, vengono tutte le cose l'uno. Poi, anche qui c'è una questione, la questione sempre ripresa dell'antidemos, cioè della sua tendenza antidemocratica, non comprendono come, pur discordando in se stesso e concorde, armonia contrastante come quella dell'acqua e della lira. Anche qui non comprendono, intende il più, questa armonia dei contrari e poi fa l'esempio dell'arco e della lira, cioè nel senso di sono entrambi strumenti con una corda, l'arco affinché la freccia venga lanciata, la corda deve essere prima tesa e poi rilasciata, quindi due elementi contrari. Allo stesso modo la lira, dalla corda che non viene toccata per produrre il suono, bisogna toccarla, farla vibrare, per poi ritornare di nuovo come era prima. Ed ecco perché sono stati degli esempi che egli ha fatto. Infine, quello che vi dicevo prima, una è la stessa, è la via all'insù e la via all'ingiù. Qui questo frammento può essere letto in un duplice senso, da un lato come la spiegazione dell'elemento del fuoco utilizzato come elemento dell'archè, e quindi come il doppio processo, la via che va all'insù, la rarefazione, la via che va all'ingiù, la condensazione, ma anche può essere visto come un ulteriore frammento di esempio che esemplifica il concetto dell'armonia degli opposti. La stessa cosa è la via che va all'ingiù e che va all'insù, cioè gli opposti di fatto sono la stessa cosa perché servono come sono i due aspetti coinvolti nella stessa realtà, che servono a manifestare la stessa cosa, cioè l'armonia dell'universo. Qui, ripeto, abbiamo una forte vicinanza con il taoismo. Se ricordate il Tao, quella figura circolare divisa a metà, una parte bianca e una nera, ricorderete, il concetto è esattamente lo stesso, il fluire dei contrari, ma l'uno senza l'altro non può esistere. Detto questo, ragazzi, abbiamo concluso il nostro lavoro su Eraclito. Auguro a tutti buono studio.